Siamo presso il nuovo porto turistico di Rodi Garganico, dove dal 10 al 15 luglio si terrà la quinta edizione della Fiera del Gusto del Turismo. Ci saranno 70 espositori, e tra cui sommelier, chef, maître d'hôtel e associazioni specializzate per i prodotti, dove praticamente verranno degustati e presentati i vari prodotti tipici della terra pugliese e per incrementare comunque sia il turismo nella nostra perla del Gargano, quale Rodi porterà anche turismo presso i comuni vicini. Siamo con il sindaco di Rodi, Nicola Pinto, e per questa edizione, che è la quinta nella nuova location di Rodi Garganico, vogliamo chiedere al signor sindaco quali sono le aspettative e gli obiettivi di questa quinta edizione portata qui nella magnifica Rodi Garganico. Beh, l'intento è quello di promuovere Rodi sicuramente, ma allo stesso tempo di promuovere il Gargano, perché non è che possiamo parlare di Gargano e tenere alti i campanili. Il Gargano è uno, e quindi tutti insieme dobbiamo adoperarci a fare questo. Ecco, noi quest'anno abbiamo colto l'occasione per fare in modo che questa manifestazione rimanesse il Gargano, per fare, come dire, da trampolino di lancio anche a questa stagione un po' così e così, tant'è che noi abbiamo già tolto la tassa di soggiorno proprio per incrementare le presenze a Rodi e nello stesso Gargano. Ci saranno chef, sommelier, maître, comunque tutti specializzati per quanto riguarda la presentazione di vari settori di cucina e degustazioni varie. Ci può accennare qualche novità su questo? Beh, le novità è importante solo il fatto che venga promozionata la nostra cucina garganica, non solo, ma so che ci saranno delle manifestazioni di cuochi che verranno dal 10 al 15 a far conoscere questo nostro grande tesoro, perché è una cosa bellissima poter gustare poi su questa location che è il porto di Rodi la nostra tipica cucina garganica, quindi sarà veramente un momento importante. Poi farlo con i villeggianti che saranno qui presenti significa incentivare le loro presenze anche per il prossimo futuro, no? È un po' come la moglie che prende per la gola il marito per farlo restare con sé, tra virgolette. Quindi da questo vi aspettate anche un incremento del turismo garganico, facendo conoscere appunto anche questa nuova edizione a Rodi stesso? Certo, certo, ma noi ci proiettiamo anche a livello regionale per questo, non dimentichiamo che avremo la presenza dell'assessore al bilancio della Regione Puglia, Pelillo, nel giorno dell'inaugurazione. Perché? Perché vogliamo entrare nel circuito delle promozioni che saranno finanziate dalla Regione Puglia, e quindi insieme a Pesci, insieme a Vieste, parlare interamente del Gargano e non solo di un paese del Gargano. Noi aspettiamo tutti in questa quinta edizione, l'ingresso è gratuito, giusto? Certo, è gratuito, è dalle 18 alle 24, ma poi gli orari non è che saranno così feri, se faremo anche l'una andrà bene lo stesso, se ci sarà gente che parteciperà è questo quello che noi vogliamo. Un in bocca al lupo al comune di Rodi per questa quinta edizione e niente, vediamo. Io ringrazio per l'in bocca al lupo, ma io voglio ringraziare anche Daniele Ciccello per aver scelto Rodi questa volta e della cui collaborazione sono fiero e orgoglioso. Siamo con l'assessore alla cultura e ambiente, Concetta Biceglie. Assessore, questa nuova location a Rodi Garganico, come ce la può esporre? Beh, in verità io sono veramente, ho appreso con molta soddisfazione questa manifestazione che quest'anno per la prima volta trova la sua location a Rodi Garganico. Sono felicissima perché con questa manifestazione Rodi potrà avere un rilancio economico, culturale, sociale, per un turismo di qualità e per ritornare ad essere veramente quella perla del Gargano che in passato è sempre stata. Vi sono anche delle novità per quanto riguarda questa quinta edizione? Direi che con questa edizione si potrà
diciamo costituire un connubio tra quella che è la peculiarità gastronomica, ecco, del nostro territorio con la cultura, un connubio che veramente non lascerà nulla al caso, anche se quest'anno siamo partiti forse un po' in sordina, però se la manifestazione continuerà ad avere questa location sicuramente affineremo molto di più quelle che sono le nostre manifestazioni culturali abbinate a questa, a questo evento. Cosa vi aspettate da questa nuova location, da questa quinta edizione, nella parte finale? Quali potrebbero essere i risultati? Beh, innanzitutto direi che Rodi a pieno titolo meriterebbe un posto nelle, diciamo, nella classifica delle, dei paesi turistici più ambiti per quanto riguarda appunto il turismo nazionale, perché no anche internazionale, anche se dal punto di vista internazionale forse siamo un po' il fanalino di coda. È certo comunque che il Gargano ha bisogno di essere rilanciato nei confronti di un Salento che è bellissimo, ma che non ha niente di particolarmente diverso dal Gargano, che ha comunque le sue bellezze naturali, e noi ci aspettiamo veramente un grande risultato, magari non subito, però ci auguriamo che effettivamente ci possa essere una fetta di turisti che sempre più, più consistenti potranno venire a villeggiare nel nostro paese. Siamo con l'assessore al turismo Giuseppe Tavani. Assessore, questa quinta edizione del Gusto del Turismo qui a Rodi Garganico come nuova location, cosa ci può dire a riguardo? Beh, innanzitutto a riguardo certamente di essere fieri di avere qui questo grande evento che per le quattro edizioni precedenti ha visto la propria location in Vieste, che è comunque una bellissima cittadina del Gargano, ma noi siamo fieri non di averla scippata, siamo fieri di averla ereditata, diciamo così, lo facciamo con estrema fierezza. Io in prima persona ho dato tutto il mio impegno fattivo perché credo molto in questa manifestazione, la credo perché è fattivamente diventerà senza dubbio il trampolino di lancio per un nuovo turismo. Questo evento comunque porterà a conoscere le culture e le tradizioni di Rodi stesso e anche comunque dei comuni vicini a Rodi. C'è anche turismo da parte di stranieri qui a Rodi. Pensate che comunque possa portare ulteriore conoscenze, portare nuovo turismo quest'anno con questo evento a Rodi? Senza dubbio sì, io ritengo che tutti i tipi di manifestazione a questo livello sono il trampolino di lancio per una fase conoscitiva maggiore a livello nazionale, non perché internazionale, del nostro territorio. Un territorio che praticamente ha una varietà racchiusa in pochissimi chilometri, e visto la presenza di mare, laghi, foreste, veramente in un tiro di schioppo. E poi ritengo che questo genere di manifestazioni vengano viste come cucitura orizzontale e verticale, che quindi ci possa unire a quelli che sono i paesi limitrofi, compreso il subappennino. Quinta edizione della Fiera del Gusto del Turismo. Come nuova location è stata scelta Rodi Garganico. Siamo con Daniele Circello, l'organizzatore di questo evento. E cosa ci può dire a riguardo di questa nuova location e di questa quinta edizione, se porta qualche novità? Allora, le novità sono tante, sono tantissime. Poi potete immaginare una location così incantevole come quella del porto turistico di Rodi Garganico, sicuramente ci porta anzi a pensarne delle nuove idee. Sicuramente chi visiterà la fiera da 10 a 15 luglio troverà veramente tante cose e parteciperà a molti eventi. Difatti sul nostro sito pubblico il programma da domani, per cui sarà possibile visionare punto per punto tutte quelle che saranno le attività che coinvolgeranno non solo i turisti che arriveranno da terra, ma anche quelli che arrivano da mare. Tant'è vero che faremo delle esibizioni come la cucina da amare, perché la vogliamo amare nel mare, quindi cucineremo addirittura sulle barche. Ci saranno alcune barche attrezzate per questo e quindi faremo degli show enogastronomici sicuramente utili per poter fidelizzare il turista, per poter informare il turista del nostro territorio attraverso l'enogastronomia, e questo ovviamente è il nostro metodo e mezzo migliore per poter raggiungere la parte più intima del nostro turista affinché lui ritorni. Quindi ci sarà anche un'organizzazione per quanto riguarda il folklore, la cultura e le tradizioni di Rodi stesso e dei paesi vicini a Rodi. E ci saranno comunque saranno presenti sommelier, chef, maître d'hôtel che presenteranno tutto questo.
Beh sì, come dicevamo prima, ci sono una serie di eventi, show che verranno fatti da professionisti del settore e quindi loro si esibiranno, e quindi questo sarà un'attività intensa che verrà fatta tutti i giorni della manifestazione per poter in qualche modo accogliere brillantemente i turisti che visitano la fiera, ma nello stesso tempo per farli assaggiare proprio le nostre peculiarità. Siamo in un momento di crisi in Italia per quanto riguarda il turismo, e comunque è anche un modo per far conoscere il Gargano e portare il turismo qui nella nostra perla della Puglia. Vi aspettate un incremento del turismo stesso con questo evento? Noi dimostriamo ogni anno che organizziamo gli eventi e abbiamo crescite di espositori, crescite di visitatori. Sa perché? Perché la gente, il turista, ama l'eccellenza. Le aziende mediocri non possono rimanere sul mercato. È una scelta del mercato, non lo stabilisco né io né nessun altro. È fisiologico. Oggi le persone amano il buon gusto, amano il prodotto di qualità, per cui se c'è buon gusto, qualità e professionalità, c'è economia. Se non ci sono questi elementi, l'economia si affievolisce. Cosa vi aspettate da questa quinta edizione? Trovarci alla fine della manifestazione con un riscontro di visitatori eccellente, con un riscontro di fatturato altrettanto eccellente, e sicuramente, come in conferenza stampa il sindaco ha già accennato, progettare un futuro, sicuramente un evento molto più importante anche a carattere internazionale. Grazie di tutto, e per questa quinta edizione aspettiamo anche la sesta, quindi che vada tutto bene. Sicuramente andrà tutto bene, ma se...